stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Domenica 18 agosto, amici delle due ruote, di scena la categoria allievi nel 47esimo trofeo San Bartolomeo. L'organizzazione è da quasi mezzo secolo affidata alla società locale cara a Giovanni Malnati, la Bornato Franciacorta. Centotrentanove baldi atleti pronti a confrontarsi in una tra le più belle gare del panorama ciclistico regionale. Ben 32 formazioni rappresentate. Un percorso unico, tecnico, impegnativo, imprevedibile, spettacolare. 79 km e 500 metri da superare. Una splendida giornata di sole, caldo estivo e numerosissimo pubblico presente, la cornice ideale. Bornato, Monterotondo, La Capoccia, le località attraversate. 8 giri uguali di un tracciato che non concede sconti di nessun genere. Per competere nella prova franciacortina servono gambe buone, una condizione atletica ottimale, cuore e grandissimo coraggio. Già dalle prime pedalate si capisce subito che la gara non sarà una passeggiata. La prima azione che abbiamo annotato sul taccuino di gara, scaturita da un allungo del portacolori della formazione Cage Capes, Riccardo Gallo, che senza pensarci troppo allunga e prende subito un buon margine di vantaggio sul resto della corsa. In zona a Monterotondo, sul fuggitivo, con una bella azione, si riporta sotto con il dorsale 151 Alberto Polenghi. La sua è la maglia della San Giulianese e tra i due l'accordo è immediato. Si pedala di gran lena e nella prima ora di gara la media calcolata è notevole, 39 km 800 metri. Su questo genere di percorso significano che a breve ci sarà un'automatica selezione. Cosa nota, salvo rare occasioni, che sul tracciato del trofeo San Bartolomeo spesso vengono premiati atleti che non temono lanciarsi in azioni temerarie. Difficile inseguire sul percorso franciacortino. La salita del Monte Rotondo e successivamente lo strappo della Valle di Bornato, le asperità più conosciute. Ma l'intero percorso poco si adatta per chi deve inseguire. Dietro il gruppo alterna tratti nei quali pare voglia recuperare i due di testa, con rallentamenti che certamente giovano i fuggitivi. Ma questo è tra le righe anche il significato vero, per il quale diventa molto difficile inseguire sul tracciato di Bornato con un'azione di squadra. Pochi rettilini, una serie innumerevole di curve e poca pianura sono le caratteristiche principali di questo territorio. Dicevamo un'azione importante quella della coppia in avanscoperta, una coppia di atleti che durante la stagione in corso non hanno ancora ottenuto risultati di particolare rilievo, ma spesso determinanti per il gioco di squadra, per le formazioni di appartenenza e non tarderanno certamente a cogliere anche qualche risultato personale. Il gruppo, dopo una serie di allunghi, si riporta sotto grazie a 5 atleti che nel tratto di discesa che da Monte Rotondo riporta la corsa in direzione Bornato si agganciano sui fuggitivi. 2 le maglie della Bergamasca Paladina, Stefano Vavassori e Daniele Baldaccini. Una maglia Feralpi, Cristian Scaroni. In maglia San Giulianese, Aldrighetti Paolo. E infine ancora, per la Cage Capes, con il dorsale 86 troviamo Alberto Zanoni. 7 uomini al comando dunque, un gruppetto troppo pericoloso e anche il resto della corsa si riporta sotto e la situazione ritorna con gruppo sostanzialmente compatto. Giro di boa, metà corsa superata con un ritmo intenso, quasi 40 km orari di media. Davanti, con qualche metro di vantaggio, senza troppo forzare, una maglia verde-nera, la Feralpi, con il suo velocista Imerio Cima al comando. Pronta, attenta anche la formazione Cage Capes, con ancora in azione Alberto Zanoni, che dopo aver raggiunto il fuggitivo trova velocemente le energie sufficienti per dare il proprio contributo all'azione. Dietro ancora una coppia all'inseguimento, in disavanzo un centinaio di metri e la salita di Monte Rotondo il terreno giusto per provare a recuperare lo svantaggio, mentre il resto della corsa lascia fare e gruppo segnalato con un ritardo di oltre 30 secondi. Poche pedalate e davanti si forma un quartetto molto interessante. 2 maglie Feralpi, Imerio Cima e Cristian Scaroni. Una maglia Team Bar Blanco, il dorsale il 161. Si tratta di Nicolò Brescianini, mentre per la formazione Cage Capes dicevamo Alberto Zanoni.
collaborazione e voglia di rischiare il tutto per tutto sono le componenti vincenti. Il quartetto guadagna spazio fino a raggiungere un vantaggio sul resto della corsa di circa 1 minuto e 20 secondi. Dietro non c'è un vero e proprio inseguimento organizzato, qualche sganciamento poco efficace a recuperare il disavanzo. I vari tentativi di allungo sono sempre ben controllati dalle formazioni presenti nel quartetto, che fanno buona guardia e non lasciano spazio. Per il quartetto si presenta la giusta e cercata occasione di conquistare il trofeo San Bartolomeo. Passano inesorabili chilometri e gara che giro dopo giro vede il vantaggio del quartetto ridursi notevolmente. A meno due giri dal termine, Radio Corsa comunica che il disavanzo della prima parte del plotone è poco superiore ai 30 secondi. La media finale è di quasi 37 km orari, sono la prova che la partenza, diciamo brillante, che aveva fatto registrare una media di quasi 40 km orari, prima o poi si sarebbe fatta sentire, ma troppo forte la voglia di arrivare del quartetto in fuga e nessuno ha intenzione di ascoltare la fatica accumulata e continua a pigiare fortemente sui pedali. Giusto riconoscere la costante collaborazione di tutti gli atleti in avanscoperta, come giusto riconoscere a Cristian Scaroni il merito di aver saputo leggere bene nel merito della corsa. Sempre presente nella fase iniziale di copertura, così come supporto determinante nella fase finale per il veloce Imerio Cima. Meritevoli di una citazione anche i portacolori della formazione Cage Capes, che sin dalle prime pedalate hanno contribuito a rendere la gara di Bornato vivace ed intensa. Discesa che da Monte Rotondo porta la carovana in direzione Bornato. Solo pochi chilometri dividono ora il quartetto dalla zona traguardo. Il primo troncone del gruppo inseguitore è segnalato a circa 20 secondi. Cristian Scaroni completa il personale piccolo capolavoro di squadra e mantiene una buona andatura in testa al gruppetto fino all'ultima curva. All'arrivo ora solo 200 metri in leggera ascesa. Parte la volata con Imerio Cima, che non perde l'occasione di cogliere il frutto del lavoro del compagno e taglia il traguardo con un buon margine di vantaggio su Alberto Zanoni, Cage Capes, che coglie la seconda moneta, mentre sul terzo gradino del podio trova posto Nicolò Brescianini, team Bar Blanco. Buon quarto, stanco ma giustamente soddisfatto, Cristian Scaroni della Feralpi. La volata del gruppo che giunge al traguardo con 25 secondi di ritardo a favore del bergamasco Thomas Valota, polisportiva Marco Ravasio, che sul filo di lana precede Giacomo Cretti, team Bar Blanco. Credo siate andati di comune accordo, avevi anche un compagno di squadra con te? Sì, avevo Scaroni Cristian, che anche lui ha contribuito a questa fuga. È partita subito con buon accordo, abbiamo raggiunto 1:10 massimo e alla fine saremo arrivati con 30 secondi. Zanoni Alberto, secondo oggi, credo non sia al primo piazzamento, mi pare che tu sia già un plurivincitore. E oggi volevo, diciamo, fare la quinta vittoria, solo che sapevo di avere dei buoni avversari in fuga. Il circuito non presentava salite difficili, con tutti gli strappi sul percorso è diventata molto dura. Sì, quest'anno ho fatto una vittoria e un po' di piazzamenti. Anche giovedì avevo fatto quarto e oggi speravo di fare meglio, essendo riuscito a entrare in fuga, però vabbè, dai, è andata comunque bene, non contento. Ed ora, amici, la classifica di questo 47esimo trofeo San Bartolomeo. In decima posizione abbiamo Lorenzo Bani della Flero, nono posto per Stefano Moro della Romanese, ottavo Cristian Coccoli, Feralpi Monteclarense, settima posizione per Nicola Cesaro della Feralpi Monteclarense, sesto Giacomo Cretti, team Bar Blanco, quinto posto per Thomas Valota, polisportiva Marco Ravasio, in quarta posizione troviamo Cristian Scaroni della Feralpi Monteclarense, terzo gradino del podio occupato da Nicolò Brescianini, team Bar Blanco, secondo Alberto Zanoni della Cage Capes e invece al primo posto, tanti complimenti anche da parte nostra, Imerio Cima della Feralpi Monteclarense. Tra una premiazione e un saluto anche le autorità locali, che con la formazione Bornato Franciacorta hanno saputo allestire una bella giornata di ciclismo. L'assessore allo sport, gradirei che lei facesse un sunto della situazione qui a Bornato a livello ciclistico soprattutto, ma sportivo in generale. Le difficoltà sono tante, io però esorto il presidente a non mollare, nel senso che davanti alle difficoltà, se si vede che c'è qualche cosa di concreto, gente dietro che lavora, è più facile anche per chi deve amministrare quelle poche risorse decidere dove indirizzarle o comunque sforzarsi di aiutare queste attività. Quindi io dico, non molliamo in questo momento che è duro per tutti, ma diamoci dentro in modo da riuscire a costruire qualcosa anche per il futuro.
io parlo ovviamente a nome di quello che possiamo fare noi, però dietro ci vuole comunque una macchina organizzativa, ci vuole la voglia di arrivare a quel 50esimo. Se c'è la voglia tutti insieme di arrivarci, io penso che difficoltà le si possono superare, questo è importante. Giovanni Malnati, come sempre emozionato, pensa già alla prossima edizione. Sarà la 48esima. A breve Trofeo San Bartolomeo avrà mezzo secolo di storia, il primo mezzo secolo. 47esimo Trofeo San Bartolomeo, una tradizione, una storia. Presidente, a che punto siamo con la vostra società e con le vostre organizzazioni? Ma come organizzazione hai appena detto che siamo al 47esimo. Abbiamo fatto anche una 37esimo con gli esordienti e una ventina di unione. È un po' dura, però visto che anche oggi abbiamo avuto un bel gruppo di ragazzi, siamo molto felici perché 170 iscritti, insomma, è un bel numero. Speriamo di arrivare al 50esimo. E poi adesso vorrei ringraziare l'assessore che è stato presente, il gruppo Alpini, tutti i collaboratori che hanno lavorato, perché sai benissimo che organizzare una gara ci vuole gente sulle strade, dappertutto. Un ringraziamento a tutti, speriamo che l'anno prossimo ci riusciamo. Arrivederci l'anno prossimo.